Corso concluso, due giorni, corso su riparazione grandine di vetture complete, quindi tetto, montanti, laterali, quindi parafango anteriore, posteriore, portiera, baule, cofano montato, cofano su cavalletto per lavorare in piedi e per girare attorno al bollo, cofano su cavalletto per lavorare da seduti. I sette tipi di bolli, le lampade che si utilizzano. Ovviamente lavoro io, teoria, faccio vedere come si lavorano tutti i tipi di bolli, la stragrande maggioranza dei bolli. Poi se avete dubbi comunque potete chiamare. Leva destra e sinistra. Sono queste rosse e gialle, le leve che servono per entrare nelle traverse di tetti e di cofani e del baule, leve nere per entrare nelle porte e lavorare gli spoilerini, le vette manuali, queste nere, e martelli in metallo, plastica e nylon, punzone, lavorazione importante, lavorazione dei bolli con varie modalità, quindi leve, martello da sotto, martello e punzone da sotto, rifinitura con martello, rifinitura con martello e punzone, lavorazione con le ventose, sia per riparare i bolli unicamente con le ventose, sia per sgrossare e riparare successivamente con le leve, e lavorazione delle creste che si creano con le ventose. Utilizzo delle leve per i tetti e dei gancetti, leva pivotante, leva in carbonio, pistola per colla a caldo e gli estrattori, abbattitorio ed estrattore manuale. Allora, mi chiedete cosa si impara in due giorni. In due giorni si vedono le principali lavorazioni, quindi come si ripara una macchina. È logico che una cosa è vedere, una cosa è acquisire la pratica, quella potete farla solo voi. Due giorni di corso sono sufficienti per alcuni studenti che hanno già visto tutti i video, sia miei che di altri insegnanti su internet, due giorni sono più che sufficienti. Poi nulla vieta dopo un mese di pratica di ritornare e chiarire eventuali difficoltà che avete incontrato. Il passo successivo è aprire partita IVA, se già non ce l'avete, e andare a lavorare in carrozzeria, quindi per mettere in piano le vetture da verniciare. Dopo sei mesi, un anno, riuscirete a riparare le macchine salvandole, quindi però macchine con bolli facili da riparare, quindi poco solcati, e successivamente riuscirete a riparare anche macchine con bolli solcati, quindi più andrete avanti nel tempo, più migliorerà il tempo, quindi impiegherete meno tempo per la lavorazione, migliorerà la qualità. E adesso è periodo in cui non sta ancora grandinando, quindi se vi interessano corsi esclusivamente individuali, dove venite seguiti sulle principali lavorazioni passo passo, contattatemi. Il consiglio è: fate il corso di due giorni, poi vi esercitate in questo caso i giorni che rimangono di giugno, luglio e agosto, e se a settembre inizia la stagione, con due mesi e mezzo potete già iniziare ad andare nelle carrozzerie a mettere in piano le vetture. In particolar modo, se tutti i levabolli andranno all'estero, quindi in Francia, in Germania come lo scorso anno, e ci sarà carenza di levabolli in Italia. Le carrozzerie hanno sempre bisogno. Se riuscite a salvare le vetture, bene, se non riuscite a salvare le vetture chiederete qualcosa in meno, ma la carrozzeria avrà comunque bisogno di levabolli in grado di spianare al massimo le vetture grandinate, in maniera da utilizzare meno stucco possibile, quindi da poter risparmiare del costo di lavorazione. Quindi il consiglio è: iniziate, se questo lavoro vi piace, a imparare, fate un mese di pratica e poi la pratica la continuerete nella carrozzeria o nelle carrozzerie
portando in piano il più possibile le vetture. Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere nei commenti. Se siete compagnie assicurative e volete convenzionarvi, fatemelo sapere. Per i clienti, ovviamente, vettura sostitutiva, buono carburante, contattatemi per convenzionarvi, quindi per concludere accordi su riparazioni di almeno 200 vetture all'anno. Condividete, iscrivetevi e ci vediamo nei prossimi video.